Grazie. Grazie, voglio congratularmi con il Presidente Obama per la sua vittoria. I suoi sostenitori e il suo staff anche meritano le mie congratulazioni e voglio ancora fare le mie congratulazioni al Presidente, a sua moglie e alle sue due figlie. Questo è un momento difficile per l'America e spero che il Presidente, auguro al Presidente di avere successo nel guidare questo Paese. Voglio ringraziare Paul Ryan per tutto quello che ha fatto per la nostra campagna elettorale e non solo per la campagna elettorale ma anche per il paese. Voglio ringraziare mia moglie Anne e dopo di lei Paul è sicuramente la scelta migliore che io abbia mai fatto e sono sicuro che il suo impegno, la sua lealtà continueranno a contribuire al bene del nostro paese. Voglio ringraziare anche Anne che è l'amore della mia vita. She would have been a wonderful first lady. Sarebbe stata sicuramente un'ottima first lady. Per me è stato quello e molto di più, è stato molto di più anche per la mia famiglia, tutte le persone che hanno avuto a che fare con lei dicono la stessa cosa. Voglio ringraziare anche i miei figli, le loro mogli e i loro figli che mi hanno seguito durante tutta la campagna elettorale, che hanno dovuto sopportarmi per tutto questo tempo e che hanno passato così tante settimane lontani da casa. Voglio ringraziare Matt Rhodes, che è stato il capo dello staff della mia campagna elettorale, per il suo eccellente lavoro. Il mio staff ha fatto degli sforzi straordinari, non solo per me, ma anche per il paese che tutti amiamo. E voglio ringraziare voi che siete qui stasera, voglio ringraziare i volontari, i donatori, coloro che hanno partecipato alle raccolte fondi. Non credo che ci sia mai stato uno sforzo di questa portata negli ultimi anni nel nostro partito ed è per questo che voglio ringraziarvi. Voglio ringraziarvi per tutte le ore spese a lavorare, per i discorsi scritti, per le risorse messe a disposizione, per le preghiere che avete detto per me e per questa elezione. Voglio ringraziarvi per la vostra ispirazione e per la vostra umiltà. Siete stati un grande esempio per me. Il Paese arriva ad un momento critico. In un momento come questo non possiamo permetterci di litigare, di bisticciare su questioni minori. Dobbiamo metterci al servizio dei cittadini. E i cittadini anche devono fare del loro meglio e contiamo sui nostri insegnanti affinché siano fonte di ispirazione per i nostri studenti. Voglio anche chiedere a tutti gli altri rappresentanti di tutte le religioni di essere fonte di ispirazione per i nostri cittadini, un modello di carità, di compassione, di integrità. Mi voglio rivolgere anche ai genitori perché in fin dei conti tutto dipende, il nostro successo dipende dalla nostra vita familiare. Mi voglio rivolgere anche agli imprenditori affinché possano investire, affinché possano assumere nuovi lavoratori. Voglio anche rivolgermi a tutti i livelli di governo affinché si possa guardare oltre la politica. Io credo nell'America, credo nei cittadini americani. E mi ero candidato perché sono preoccupato per l'America. Questa elezione è finita, ma i nostri principi restano e credo che sono i principi sui quali si fonda questa nazione, che sono l'unica guida per far ripartire l'economia e per renderci nuovamente il paese grande che siamo. Io e Paul abbiamo fatto di tutto, abbiamo dato tutto a questa campagna elettorale, abbiamo lasciato tutto sul campo. I so wish.
Ed è per questo che mi auguro che appunto di poter essere, mi auguravo di poter essere colui che guidava questo, che avrebbe potuto guidare questo paese, ma i cittadini hanno scelto un altro leader e prego per lui e per questo grande paese. Grazie a tutti e che Dio benedica l'America. Grazie ancora. Thanks, guys.